Ciao a tutti e bentornati a un'altra puntata di Dr. Chef. Allora, oggi parliamo di pasta, regina dell'alimentazione di tutti praticamente. No. Nel senso che tutti mangiamo la pasta, quasi in tutti. In Italia però, Io sono in Italia, siamo in Italia. No, di tutti, tu dici tutti. Di tutti gli italiani. Ecco. Della dieta mediterranea. No. No, vabbè, niente, non gli va bene niente. Comunque parliamo di pasta asciutta, nel senso che asciutta. Sì. E anche seca. Così asciutta, allora, è secca. La pasta, la dieta mediterranea. Sì, pasta. Lo so già dove stai andando a parare, però ricordati che noi stiamo facendo un l'italiano, altro. L'italiano mangia pasta perché gli piace. L'italiano mangia male. L'italiano, è una canzone? No, l'italiano mangia bene. Però la pasta è il piatto forte degli italiani, va bene? Ok, quindi, intanto che oggi raccontiamo veramente due, tre... Piccole perle della pasta. Io farò il piatto di pasta per eccellenza, chiaramente lo rivisiteremo un pochettino, però facciamo una pasta, pomodoro, basilico e parmigiano, basta, niente di più. E allora è tutta sta roba che ci quinta? Ma ci servirà, perché noi la facciamo in una maniera un po' gourmet, la rivisitiamo. Va bene, ok. Allora, l'acqua bolle, io comincio, metto il fondo. Abbiamo tanti tipi di pomodoro perché li useremo in più modi, no? Ok, quindi questo pomodoro qui, perino, esatto. Ora vi faccio vedere la questione del coltello, con questo che ha già il filo, quando vi dicevo della lama seghettata, non seghettata. Io ho usato questo coltello già per tagliarne un paio. Ora, se vedete, io faccio così, non incide la pelle, la schiaccia. Io non so se si vede. Normalmente questo coltello avrebbe dovuto tagliarmi anche la mano facendo un gesto del genere. La incide a malapena, vedi? Sì, è vero. È l'acidità del pomodoro che va a rovinare sul metallo il filo. Questi cosa abbiamo fatto? Li abbiamo sbollentati un attimo e messi in acqua fredda, così li peliamo e qui andremo a fare la base del nostro sugo. Aggiungeremo quelli secchi, questi confì e ovviamente il basilico. Racconterei allora della pasta, no? Perché abbiamo tutti questi tipi di pasta sul tavolo oggi? Lo dici tu o lo dico io? Comincia tu, dopo vediamo se dici qualche scemenza di fertico. Ecco, andiamo così, a zero rischi, poco impatto. Allora, intanto vi pongo l'attenzione su una cosa. Ok, la ricetta al limite la tagliamo, perché oggi è una pasta al pomodoro, quindi ci teniamo di più a mettere l'attenzione sulla pasta proprio. Ogni pasta, avrete sentito, trafilata al bronzo, oppure può essere al teflon, ok? Qual è la più veloce. È più veloce, certo, perché è una trafila in plastica fondamentalmente e rende la pasta particolarmente liscia, cioè non ha queste spore, queste rughe, squame, sì, che ne so, che invece la trafila al bronzo dà. Cosa cambia poi? Esiste, per esempio, questa versione, che è un'altra azienda, io non faccio nomi, è una trafilatura al bronzo industriale. Quindi è comunque simile a quella al teflon, cioè praticamente non ha una via di mezzo. No, è una via di mezzo tra una pasta artigianale, come questa qua scura, e una pasta a trafilatura al teflon. Cioè, in pratica, la trafilatura al bronzo industriale crea una capacità da parte della pasta di catturare il sugo un po' più decente di una pasta liscia. Ecco perché hanno fatto quelle rigate. Perché, esatto, perché hanno fatto le paste rigate? Perché con la rigatura, che tra parentesi non va bene, perché se faccio la rigatura una parte si cuoce e una parte si cuoce crea meno. Degli spettori, degli quindi spessori diversi nella pasta. Non è il massimo. Cioè, la pasta buona è una pasta liscia. Sì, in modo tale che quando cuoce tutta, non la pasta rigata. La pasta rigata è stata fatta per motivi diversi. È per barare, no, di fatto. Vabbè. Infatti le penne lisce sono le penne, quelle vere, usate dai grandi chef, le penne... Però le penne no, lisce rigate, così, lisce quando sono sempre così, a bronzo, trafilate al bronzo, trafilate serie. Però se io voglio tirare, è un po' come il concetto che io ogni tanto vedo in giro spaghetti alla bolognese, cioè alla bolognese. E dopo lì cioè, apriamo un'altra cosa. Ecco, ancora, gli spaghetti non esistono alla bolognese, perché il sugo alla bolognese non ci sta attaccato. Però lì andiamo proprio sull'estero in questo caso. Va bene, ok. Comunque all'estero c'è
pasta spaghetti alla bolognese, ah, sì, che è una roba, sì, che... Ma all'estero c'è anche la pasta con le polpette, una roba che non abbiamo mai, sì, mangiato in Italia. Va, no? Bene, ma se vuoi c'è anche la pasta con la marmellata, ma comunque, urca, lasciamo perdere. Quindi la differenza che c'è tra la pasta liscia e la pasta trafilata al bronzo è che una è liscia e l'altra è leggermente rugosa. La capacità di assorbimento. Quindi quando noi invece parliamo di una pasta come questa qui che è stata trafilata al bronzo lentamente, e guarda che quando si fa le cose lentamente, essiccata lentamente, trafilata lentamente e tutto, il sistema costa, perché la pasta viene ad avere un prezzo che non è più il prezzo classico di una pasta a 2 euro, 1 euro al mezzo chilo. Il paragone è molto semplice in realtà. Se noi pensiamo tutte le volte che noi prendiamo una cosa che è già pronta, veloce, qualsiasi, ok? Il brodo pronto non avrà mai la stessa proprietà. Il ragù pronto. O il ragù pronto non sarà mai uguale a quello fatto per 5 ore. È comodo. Comodo, ma non sarà mai uguale a quello che ha cotto 5 ore, bla bla bla. Ma non solo per il sapore, attenzione, si va a liberare una serie di sostanze, eccetera, eccetera, che ci aiutano anche nella digeribilità poi. Esatto. Adesso la cosa importante è proprio vedere qui 5 bicchierini che sono stati messi, che c'è dentro la pasta. Ecco, lì abbiamo pensato un giochino divertente, perché questo invece vi dà un'altra idea, ovvero prima di fare questo gioco facciamo questo passaggio. Allora, vedete, la pelle viene via subito. A quanto tempo li sbollentati? 30 secondi, gli fate un'incisione. Chi ha ancora una nonna... Ah, quindi fai l'incisione. Fai l'incisione, butti in acqua bollente, si apre, acqua fredda, si stacca. Finito. Ok? Allora, quindi questa sarà la base, diciamo, questi sarebbero i pelati. Quelli che chiami, quando compri i pelati. Ridù. Esatto. Io costo di più però, di un euro a lattina, te lo garantisco. E via. E questa sarà la base, diciamo, cremosa della salsa, ok? E la mettiamo dentro. Intanto che abbiamo fatto questo, e lei va, raccontiamo di questo giochino qui. Allora, qui abbiamo preso 5 vaschette con 5 tipi di pasta, quindi 2 paste normali, quindi quelle trafilate al teflon, 2 paste trafilate al bronzo a livello industriale, a livello industriale, e la pasta questa qui che era Dr. Chef, che abbiamo messo invece trafilata al bronzo ma lentamente, sì, e essiccati in modo, c'è molto... un tipo, c'è un signore pagato per soffiare sulla pasta e l'asciuga piano piano. No niente. No, perché il fiato è umido, ci stavi quasi credendo. Non va bene, comunque sì, il solito deficiente. Ecco, se voi vedete la differenza che c'è di questa squamosità che c'è proprio sull'elica del fusillo, vi rendete conto della grande differenza che c'è tra questo, che è un ottimo fusillo, e questo, che è un buon fusillo. Quindi, al di là della qualità della pasta, attenzione, quindi qui esuliamo dalla tipologia, dalla composizione, ma proprio la scienza della produzione, qui mi crea un fusillo abbastanza decente, qua mi crea un vero fusillo dove la pasta, il sugo, soprattutto il sugo di pomodoro che è molto liquido, mi resta attaccato. Quindi qui c'è una grossa differenza di qualità. C'è un'altra differenza che è quella più importante, ed è qui che arriva il vero giochino che io voglio fare. Ok? E allora, come si spappola. E questo dà l'indice della digeribilità. Esatto, questo vi dà una realtà di quello che succede nel vostro stomaco in pratica. Ok? Quindi quando io prendo questa pasta, che per farvi capire, adesso io spero che si capisca, fallo tu perché io lo so già com'è, schiacciala, sparisce, vedi? Torna farina. Se io la metto nell'acqua, guardate, sporco l'acqua, ma la pasta non c'è più. Attenzione, è stata messa nell'acqua fredda. Acqua fredda, la temperatura aiuta solo ad accorciare il tempo. Vi faccio vedere cosa succede con una pasta tradizionale, prova. Non si rompe. Cioè, oddio, dopo un po' si rompe. Non si rompe, si schiaccia, si modifica, ma si rompe. Ok, guarda, la devi rompere, ma non si rompe, colla. Guarda. Colla.
e questo ovviamente diventa colla anche nel nostro. Questo è quello che succede nel vostro stomaco, la digeribilità di quando uno dice, vedi che qua non c'è più niente. Il fusillo era quello buono, eh. Sì, sì, ma puoi farlo con tutti i formati, guarda. Torna in forma, guarda. Vedi? Non si rompe, torna in forma, se la puoi rompere, la puoi spaccare, che si è ammorbidita, ma non si rompe, quindi questo è il problema che vi dà la pasta nello stomaco. Questo è un modo per avere la realtà migliore di tutti. Guarda, la prendi e se voi fate asciugare le mani per sbaglio così, è colla. Proprio appiccica. Appiccica, sì. No, invece se guardi quella qua, è farina. Guarda, non c'è più niente. È rimasta sotto, io non so se si vede. Facciamo un po' così. Perdonatemi questa cosa con le mani che sto facendo, ma è proprio per darvi veramente non una realtà. Non c'è più il fusello. Se voi guardate sotto, è tutto sbriciolato. Ci sono le fibre, i nutrimenti, eccetera. Qua invece basta. È ancora tutto intero. È tutto intero. Questo è quando uno dice la pasta, ok? Nello stomaco, ed è un giochino simpatico perché rende molto l'idea, secondo me. Adesso li togliamo perché sono un po' bruttini da vedere. Però è incredibile, no? Cioè, guardate, questa qui ancora è rimasta nei pezzi che io ho rotto, ma rimane lì. E questa era quella buona, quella di classe, che costa anche non poco, trafilata al bronzo, okay, quindi industriale. Però se anche trafilata col bronzo, anche, ma se la pasta poi è una infatti pasta grossa tenuta, perché vedete la pasta adesso non scuoce più. Esatto, perché il problema notato è che non la fanno perché solo col grano. Ci sono aggiunte di amido, farina di amido. Farina, cioè. Sì, ma ci mettono dentro, no, no, non è questo il concetto, perché l'amido è quello che si scioglie poi alla fine. C'è dentro, ci sono dentro altre sostanze, le tenute delle paste. La pasta ha un grado di tenute in base al tipo di proteine. La forza, cioè la forza della farina, che esatto si calcola con V, con esatto l'alveografo di Chopin. Sì, ha mangiato pane vocabolario. Sì. Tra l'altro che non mi merito l'ufficio, un palazzo mi serve. E via. Ecco. L'importante è che tra la foglia e il resto non ci sia la vostra faccia, perché sennò fa male. Dipende se passa la mia mano oppure no, sennò può anche sopportare uno. E via. Perché faccio così? Perché apro le... come si chiama? Rompo le fibre. Rompi le fibre. Rompo le fibre e rilascia l'olio essenziale, non il profumo. Cosa siamo qui? Profumo, ma è un olio essenziale, il profumo. Tutti i profumi sono oli essenziali. Esatto, quindi rilascia l'olio essenziale. Quindi, che dà un bel profumo. Però per poterlo avere buono devi metterci un filo di olio. Olio. O meglio, un po' di grasso. Un po' di grasso, vabbè. Okay. Quindi avete capito la differenza che c'è tra uno spaghetto, cioè tra una tecnica, trafilatura al teflon, trafilatura a bronzo, trafilatura a bronzo lenta, con scelte di grani diversi. Essiccazione veloce o lenta. La digeribilità cambia completamente. È completamente diversa. È un cibo che si mangia e si digerisce nel giro di poco tempo, mentre invece alcune paste restano lì dei blocchi, poi questo blocco va giù con il tempo e a quel punto, quando va giù con tanto tempo, che impiega tanto tempo, diventa un problema. Esatto, anche perché va in mano e produce, attraverso la candida, produce metano e produce CO2, quindi produce gas che dà fastidio. Quanta gente quando mangia la pasta si gonfia come una mongolfiera? Tutti. Tutti, con questa no. Perché abbiamo parlato di pasta? Perché la pasta è una cosa che tutti vogliamo mangiare, perché piace a tutti la pasta. Io ho sentito 2000 ragioni per cui una persona non mangia la pasta, ma mai perché non mi piace. Mai. Perché mi gonfia, perché non la digerisco, perché sono a dieta, perché. Ma perché mi fa schifo la pasta, io non ho mai sentito. Ma è vero, ok? Il problema qual è? Che questi tipi di pasta industriali, perché sono comunque paste industriali, devono seguire dei disciplinari. I disciplinari mettono puntini su conservanti, cose, eccetera. E quindi non è grano macinato e fatto a forma di farfalla, fusillo, penna che sia. Ci come sono il aggiunte, vecchio grano di Gragnano. Ci sono aggiunte, cioè se voi vedete i container che arrivano via mare con dentro il grano, io vi garantisco che arriva il container, è pieno così, tagliano con una lama il primo strato di grano perché è passato attraverso il mare, lavano in qualche modo quello che resta sotto, vi fanno la pasta, perché io mangio la mia, e fanno la pasta. A questo aggiungono amidi,
e farine in maniera tale che la pasta sia non scuocia, però non colli. Nei container, una volta che sono chiusi, non sono chiusi, viaggiano aperti. Sì, lo so, perché non sono nei container. Esatto. Sono dentro nelle cisterne. Va bene, ok, però è aperto, hai capito? Di fatto il problema è quello lì. Quindi non è solo la qualità del grano, la qualità del grano più l'azione chimica che, come abbiamo sempre detto, interviene poi nel prodotto, ok? Che sia la passata di pomodoro o un'altra cosa, quando noi andiamo ad aggiungere la chimica alla natura, qualcosa si storta. Niente, non capisco se mi sta prendendo in giro oppure secondo lui sono troppo colto oggi. Mica capito. Beh, per bontà d'animo potresti dire la seconda, poi a casa mi dite sempirla, crapa, anima persa, ormai c'è... voi non ci credete, mi mandano gli insulti che mi fa in televisione, capito? Va bene, quindi qual è il motivo? No, avevi ragione, secondo. 5-10 minuti, portiamo a cottura e ci rivediamo per ultimare il piatto. Sì, perché chiacchierato, non hai mica messo la pasta dentro. Certo che è dentro la pasta, non te ne sei neanche accorto. Tra l'altro tu non hai messo il vino. L'hai messa dentro, ma non l'hai fatta subito. Ci siamo, la pasta è cotta praticamente, ok? Adesso cosa facciamo? Perché noi la vogliamo ultimare, la vogliamo fare un po' diversa, no? Secondo me, intanto che io impiatto, tu potresti raccontare questa piccola curiosità di cui stavamo discutendo. Allora, la pasta questa qui, trafilata al bronzo lentamente, quella diciamo fatta con grani italiani veri, proprio veri, poi con grano, mica tanto, poi c'è... Dipende dalla lavorazione, essiccazione. Ci sono anche altre... Diciamo pasta di qualità. Pasta di qualità superiore. Noi abbiamo una pasta che tiene la cottura, perché noi abbiamo rimesso dentro uno di questi fusilli cucinati adesso e ancora sono presenti all'interno. Cioè non è che si squaglia, soltanto che quando viene messa in bocca e poi si mastica, la masticazione e le contrazioni muscolari delle tonache muscolari dell'esofago fanno arrivare questa pasta già frantumata, già a pezzi, per cui più facilmente utilizzabile e più facilmente digeribile, anche se lo stomaco poi alla fine digerisce soltanto le proteine, non digerisce gli zuccheri, però lo zucchero arriva a livello... Diciamo che intoppa meno. Intoppa meno e poi soprattutto a livello del duodeno viene assorbita più rapidamente, quindi è più facile da digerire. Allora, molto più facile, ragazzi, non vi si intoppa sopra. Detta questa piccola curiosità, che piccola non è, ma perché? Perché in realtà nella nostra concezione la pasta che tiene la cottura è migliore. In effetti dobbiamo chiarire cosa vuol dire tenere la cottura, questo è il senso. Cioè questo tiene la cottura ma non si sfaglia. Tiene la cottura, l'altra tiene tutto. L'altra tiene la cottura tiene la struttura. Anche la struttura, esatto, anche la struttura. Qui tiene la cottura ma, e quindi mangio un fusilio, non mangio una polvere. Esatto. Allora, pasta al pomodoro, adesso, questi che cosa sono? Questi sono dei pomodorini confiti. Pasta al pomodoro con questa roba qui cos'è? Questi sono pomodoro e basta, è il pomodoro di prima che abbiamo fatto. Adesso, questi sono dei pomodorini che invece io ho cotto al forno, ok? Li ho cotti, si chiamano pomodorini confit, li ho cotti con sale, zucchero, pepe, timo e un po' di limone. E li aggiungiamo la pasta, perché? Perché ci piace così. Poi... Via. C'è di buono che non ti metterò i fiori. Pomodorino secco. E via. Così. Perché? Perché dà gusto. Allora, abbiamo tre fasce aromatiche in pratica. Il pomodoro normale fatto a salsa. Il pomodorino cotto nel forno. E il pomodoro secco o soleggiato. A questo punto, come se piovesse. Formaggio. Pasta per me... Mi dispiace, ma pomodoro e basilico c'ha il parmigiano sopra. Un filo d'olio a crudo. Poi basilico. E poi basilico è già dentro. Dove? Io l'ho messo in cottura. Te lo dico dopo. L'ho messo in cottura, però per vezzo. L'hai messo in cottura del pomodoro grosso. Certo, però per vezzo ne metteremo anche uno così. E via. Ragazzi, io non vi dico niente. Hai preso il pomodoro, è vero, hai messo il basilico quando hai sbattuto. Esatto. Ti ricordi la questione delle mani? Sì. Un po' di pepe intorno, così a chi non piace. Tac. Ciao, cioè proprio vi saluto già. Non ve lo dico neanche com'è. Buona, appunto.
Faremo un test. Prima di rovinarla. Facciamo un test e guarda, facciamo anche quelli sui social oggi, via. Facciamo una bella foto. Niente, lui la fa vedere solo agli altri, a me non gliene frega niente. Ah, oh, che cavafiato. Cavafiato. Questa è nuova. Dopo Anima Persa, oggi abbiamo Cavafiato. È un nuovo titolo d'onore. Ci hai pensato, perché ti rendi conto, vero? Sì, ormai siamo... oggi non mi puoi più dire niente, sono diventato una persona coltissima stando di fianco a te, proprio per osmosi, così. Com'è? Mangia. Va bene, intanto che noi lavoriamo sui suoni gutturiali. Sui che? Sui suoni gutturiali. Salutiamo, puoi andare avanti. Aspettiamo se avete un attimo di parte mezz'oretta, finisci di mangiare e poi vi salutiamo. No, ciao, che così la mangio calda. Arrivederci a tutti, alla prossima. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.